è esibito nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il concerto di Natale dei piccoli cantori dell'Istituto Comprensivo Miraglia Sogliano, oltre 60 alunni tra i 5 e gli 11 anni che grazie alla determinazione dei docenti e della dirigente scolastica hanno messo in piedi un coro nato nel 2011 con la collaborazione del maestro Gaetano Raiola, direttore dei cantori di Posillipo. È molto bello il messaggio che accomuna le canzoni che avete cantato. C'è l'amore per il Natale, questi giorni un po' di sogno, però il pensiero che va alle persone che soffrono e che stanno in difficoltà. Ed ecco perché noi questo Natale, tra le varie cose, l'abbiamo contraddistinto su due iniziative in particolare. La vicinanza ai bambini di Aleppo, della Siria, e stiamo costruendo a Napoli un corridoio umanitario per poterli accogliere nei nostri ospedali e curarli, perché sono tanti i bambini che soffrono. E tutti invece i giovani e i ragazzi che dalla Libia qualche giorno fa sono venuti a Napoli saranno ospitati nelle famiglie come le nostre. E vi posso assicurare che i napoletani non hanno avuto alcun problema, anzi ci hanno chiesto di aprire le loro case alle sorelle e ai fratelli che soffrono. Il messaggio di Natale secondo me è questo, che anche chi ha un po' di sofferenza nel proprio cuore non si dimentica mai di chi soffre ancora di più. Partita con una quindicina di alunni della scuola dell'infanzia, l'esperienza dei piccoli cantori si è ampliata negli anni con il coinvolgimento dei ragazzi della scuola primaria e media ed ha ottenuto nel 2014 e 2016 due importanti riconoscimenti, vincendo il premio Teatro San Carlo rivolto alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. Il coro di Natale dei bambini della Miraglia Sogliano è stato il canto di Natale che abbiamo regalato ai napoletani dal Palazzo San Giacomo. Un gesto simbolico che vuole in qualche modo mandare un messaggio di pace e di speranza a tutti i bambini che non sono fortunati come i nostri ad avere una scuola, ad avere delle famiglie che li amano, ad avere una scuola che li cura e li fa crescere. Naturalmente è un augurio di pace universale ed è stato molto bello che questo augurio partisse dal palazzo con la voce dei bambini.